Accademia Sant'Anna, prima dell'inizio del prossimo campionato di pallavolo femminile Serie A2, presenta la città, la squadra, i vertici societari, lo staff tecnico e medico. Sarà certamente una delle protagoniste assolute e non nasconde l'ambizione di promozione in A1. Guardando il roster di Accademia Sant'Anna, le speranze sono tante. A Fabio Bonafede, il coach che è stato riconfermato anche per quest'anno alla guida della squadra peloritana, il compito di mettere insieme le fantastiche giocatrici che la società gli ha messo a disposizione per farle diventare una squadra vincente. Ci sono, secondo me, tutti gli ingredienti e tutti i presupposti perché questo finalmente possa accadere. Esagero, capisco bene che potremmo avere i rimproveri del coach e del presidente, però fra di noi siamo pochi amici, tutti i milioni che ci vedranno in televisione, un altro paio di maniche. No. Intendo dire che ci sono tutti gli ingredienti perché davvero c'è un nome importante che è quello di Fabrizio che ha dato prova di essere un presidente importante, un presidente che mira ad includere, un presidente che vuole raggiungere gli obiettivi, che ha una grande voglia di fare. C'è una squadra composita con competenze specifiche importanti per ogni settore di intervento. C'è un crescente entusiasmo, ancora bisogna fare tantissimo. Spero di poter dare il mio contributo alla squadra e ogni allenamento do il massimo per riuscire a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Come compagni di ruolo ho ragazze fortissime e mi aspetto che loro mi diano una mano e spero di imparare tantissimo da loro. Fare lo sgambetto non te ne frega niente, vuoi giocare, no? No, no, per carità, poi no, no, torna tutto indietro dopo. Tutti si giocano al posto tutti i giorni perché sappiamo che tutte siamo fondamentali ed importanti per questo gruppo, quindi a prescindere da chi gioca, chi non gioca, che secondo me appunto durante l'anno ci sarà bisogno veramente di ogni singola persona, la cosa in cui ci concentriamo è lavorare, migliorarci e poi quello che viene insomma lo deciderà il tempo e il coach. Molto bravo e in grado di prendere decisioni le più giuste, insomma, che lui pensi. Protagonista assoluta no, perché comunque siamo una squadra e comunque all'interno di quelle che sono in campo cerchiamo sempre ognuno di dare il proprio contributo, chi in alcuni ruoli e chi in altri. E naturalmente le prestazioni delle amichevoli è stato solo l'inizio. Speriamo di far bene tutto l'anno, speriamo di riuscire a riportare quello che abbiamo fatto adesso anche in campo e di dare sempre il massimo. E comunque l'opposto è un po' il ruolo ignorante della pallavolo, quello che deve pensare a mettere la palla a terra nei momenti difficili, come hai detto, e comunque di dare un sostegno alla squadra nella parte un pochino più fisica. E mi piace come ruolo, quindi poi sono un po' ignorante, quindi credo che sia il ruolo perfetto. Sono molto contenta di poter rifare questa presentazione sempre con Accademia, perché come ho detto altre volte, insomma, il fatto di essere stata riconfermata è soprattutto un grande piacere, una grande gioia e anche penso una grande responsabilità. E quindi, insomma, sì, sono qui per cercare di fare anche meglio dell'anno scorso. E niente, sono felice di essere qua di nuovo. So che ci sono già tantissimi abbonamenti fatti e questo per noi comunque è una cosa bella, positiva e speriamo di riuscire a riempire il più possibile questo grande palazzetto perché penso ne avremo molto bisogno ed è anche il settimo, anzi più, in campo. Sì, il mio ruolo infatti è costituito da molta creatività. E questa è una caratteristica che mi rispecchia molto e mi piace. Poi, secondo me, il ruolo del palleggiatore è un ruolo bellissimo e il compito, infatti, è di Il mettere. ruolo di regista è l'elemento intelligente, diciamo, della squadra perché deve cercare di creare il gioco. Creare il gioco in modo creativo, quindi è con molta testa, molta fantasia e soprattutto anche mettendo nelle migliori condizioni l'attaccante e cercando anche di fregare, diciamo, il muro avversario. Quindi, insomma, è un ruolo molto bello.